Dall'ultima newsletter della Guida Michelin, fa una radiografia sui fondamentali del Cilento e ripete cose che per noi magari sono scontate, ma che in realtà scontate non sono, ossia la ricchezza delle zone interne, la biodiversità, la certosa di Padula, gli scavi di Velia, di Pestum. Insomma, la Michelin, che ha sempre un occhio particolare sul viaggio, esalta il Cilento, e questo fa da contraltare ad alcuni articoli che invece hanno dipinto un'estate a tinte fosche del Cilento. Quindi ho detto: ma com'è che da fuori ci vedono bene e noi invece siamo sempre a batterci il petto? Non è che il Cilento è in crisi, è in crisi un vecchio modo usa e getta di fare turismo. Chi ha funzioni importanti devono cogliere gli elementi positivi e cercare di fare rete e di organizzarli, a prescindere dall'inutile attesa di promesse elettorali che lasciano il tempo che trovano. Oramai questo l'abbiamo verificato. Condivido anche l'analisi di Luciano sull'aspetto politico, del fatto che noi pesiamo talmente poco elettoralmente che tutto il Cilento messo insieme praticamente raccoglie i numeri di una cittadina, un paio di cittadine dell'agro nocerino sarnese. Però io non abbandono, come dire, la strada, del confronto con la politica, perché poi alla fine le risorse, le ha posta la politica. Il mare, l'acqua, l'archeologia, la terra, l'aria buona ce l'abbiamo. Ripeto, sono offerte semplici che vanno in direzione di soddisfare i bisogni semplici della domanda. Oggi c'è bisogno di altro e la politica deve appostare le risorse necessarie. Lo deve rispetto non ai numeri del consenso, ma lo deve rispetto alla enormità e alla bellezza di questo territorio che ci viene riconosciuta da organizzazioni internazionali come la Guida Michelin.